Ciao Giovanni in Memovia, mappe mentali e mappe concettuali, come farle? Eh sì, io su questo argomento ho un po' una forte opinione, un po' fuori legge, però voglio essere sicuro che tu abbia delle aspettative chiare quando ti chiedi se è il caso di fare una mappa mentale, una mappa concettuale per studiare per quell'esame, oppure quando vuoi capire se le stai facendo nel modo giusto. E quindi entro la fine di questo video saprai come farle a perfezione se proprio decidi di farle e come evitare degli errori molto comuni. Ho detto se decidi di farle perché tantissimi studenti che provano su un esame si scontrano con una mancanza di voglia a un certo punto di farne di nuove. Mancanza di voglia e mancanza di tempo, ti viene anche l'ansia perché tu continui a fare mappe e il tempo passa e la data dell'esame si avvicina. Aggiungiamoci anche che alcuni si rendono conto che non c'entrano più ste mappe sul foglio perché ci sono troppe cose da scrivere, quindi che cosa fanno? Cadono nella trappola delle mappe fatte al PC. Tipo con programmi come XMind, che è anche gratuito, ti concentri poi però più sul fare la mappa, sul cercare le immagini online da mettere dentro la mappa che sullo studiare davvero. Insomma, molti studenti dopo un po' si arrabbiano tantissimo, si sentono presi in giro e di aver perso un sacco di tempo a fare le mappe, probabilmente perché le hanno fatte nel modo non corretto. Io questo passaggio brutto non l'ho fatto perché ho avuto subito il rifiuto delle mappe, non mi sono mai piaciute, le sentivo come una cosa non efficace. E quindi ho provato a farne due o tre e poi mi sono reso conto che c'erano troppi passaggi. Prima leggi il libro, poi lo rileggi, poi trova le parole chiave, sottolineale, mettile sul foglio nella mappa mentale, poi memorizza la mappa. E poi non mi piaceva neanche la cosa delle troppe regole, le devi scrivere dall'alto verso il basso, oppure al centro l'argomento e poi i sottoargomenti intorno, a raggiera, usa i disegni, le forme geometriche, i box, i connettivi, non mi piaceva. Comunque sul sito Memovia ho voluto mettere a disposizione una guida in video per imparare a fare le mappe concettuali nella maniera giusta, evitando per esempio di usare i connettivi logici, cioè evitando di perdere tempo. Insomma, una buona notizia se proprio vuoi farle, decidi di farle, così le fai in modo intelligente, senza perdite di tempo e risparmi un sacco di energie. Qui però vogliamo aggiungere delle regole per fare delle mappe che ti aiutino veramente a studiare. La prima regola è che le devi fare per forza su carta, mai al PC. Scrivere a mano ti aiuta effettivamente a ricordare di più che scrivendo al PC. Certo, ci sono, come dicevamo, dei programmi gratuiti tipo XMind che sono fighissimi, ma ci vuole una vita per prendere le immagini e metterle sulla mappa, cercarle su Google. C'è gente che addirittura dopo se le fa stampare. Insomma, lascia perdere, fai tutto a mano. Secondo, elimina tutte le regole, falle come ti pare, non fare nemmeno le frecce, fai giusto delle linee per connettere delle parole, delle frasi semplicissime. Nessuna ricerca prova che delle mappe iper particolareggiate, piene di disegnini e di colori, in realtà hanno un effetto sul ricordo a lungo termine. Forse solo un po' sulla comprensione, perché ti spingono a elaborare e a soffermarti di più sui concetti, ma per quello non c'è bisogno della mappa, puoi elaborare direttamente sul libro, altrimenti con la mappa ci perdi un sacco di tempo. Quindi prendiamo il nostro foglio, lo mettiamo in orizzontale se c'è un argomento e tanti sottoargomenti e una buona ricchezza di dettagli. Lo mettiamo invece in verticale se c'è appunto sempre un argomento, pochi sottoargomenti ma tantissimi dettagli, come succede per esempio in alcune materie molto complesse in medicina o in giurisprudenza. A quel punto scriviamo in cima l'argomento, nota, ho detto l'argomento, non il titolo del capitolo, l'argomento di cui parleremo. Sotto mettiamo, diciamo nella seconda linea, i sottoargomenti specifici in cui l'argomento è suddiviso e poi per ciascun sottoargomento andiamo a elencare, a mettere sotto tutti i dettagli. Io di solito preferisco metterli in ordine di importanza, ma sentiti libero di metterli nell'ordine che preferisci, nel tuo ordine mentale, anche perché ricorda che, come diremo tra poco, le mappe vanno fatte dopo aver studiato, non prima, quindi i dettagli ti verranno fuori nell'ordine più giusto per te, nell'ordine più logico per esporre bene
quello che hai appena studiato. Mentre fai la mappa, ti consiglio di scrivere molto velocemente, in maniera iperessenziale, solo i termini, di evitare delle frecce elaborate o simboli. Preferisco che tu faccia solo delle linee per collegare un argomento col sottoargomento, il sottoargomento con un dettaglio e così via. E poi preferisco che tu eviti colori e disegni soprattutto molto particolareggiati, cioè se vuoi perdere del tempo a disegnare in maniera molto dettagliata quello che c'è all'interno della mappa, meglio immaginare. I disegni non vanno bene per tutti. Io sono un amante degli stili di apprendimento, degli stili cognitivi. Alcune persone sono visive e imparano bene con le mappe, magari, e con i disegnini nelle mappe o avendo tutto sott'occhio. Altre persone non hanno bisogno di questo, hanno bisogno di parlare perché sono più uditive e quindi li metti a fare una mappa e li ammazzi. Altre persone hanno bisogno di muoversi e invece tu li metti seduti a disegnare una mappa e per loro è una tortura. Altra cosa, siccome non è necessario, e questo l'abbiamo ormai capito, la mappa per capire, sintetizzare, riorganizzare e ricordare, io suggerisco sempre, se proprio le vuoi fare, di fare le mappe dopo aver studiato. Quindi prima capisci sul libro, selezioni le cose importanti da ricordare, provi a tenerle dentro, le spieghi a te stesso. Dopo che hai finito di studiare tutto il capitolo, se proprio hai questa insicurezza che ti porta a aver bisogno di mettere tutto su un foglio, dopo che hai studiato, usi la mappa per ripassare mettendo le cose sul foglio. Potremmo vederla come una produzione, anziché farla oralmente hai bisogno di scrivere, e questo in effetti potrebbe aiutarti e darti anche più sicurezza. Invece fare la mappa concettuale o peggio ancora mentale prima di studiare è un disastro, perché ti vincola a quello che hai scritto, diventa un riferimento a cui cade sempre l'occhio e che non ti permette di elaborare e di ricordare, e ti lascia con una grande insicurezza nel momento in cui il foglio te lo tolgono da sotto al naso. E ricorda che tu all'esame ci vai senza i fogli e senza le mappe. Una precisazione: se la tua domanda è come faccio le mappe per anatomia, per analisi, per ingegneria, per diritto privato, anche qui bisogna avere delle aspettative chiarissime. Se cerchi online troverai tantissime mappe di argomenti estremamente semplici, o per le superiori non trovi delle mappe semplici, facili, piccole per un capitolo di anatomia. Se vai a cercare quelle per anatomia o per diritto, trovi delle mappe concettuali, appunto, senza connettivi logici, ridotte all'essenziale e che comunque sono fatte al computer perché sono mastodontiche. In effetti è pure logico, se ci pensi, in un capitolo di anatomia o di diritto ci sono 50, 100, 150 termini, insomma un capitolo ti occupa tutto in foglio, non puoi pretendere di mettere tutto l'esame all'interno di un foglio a tre. È per quello che si fanno poi online nei programmi, ma è per quello che poi non ci aiutano a studiare, perché il foglio diventa gigantesco, pieno di termini difficili, e dopo che l'abbiamo fatto abbiamo semplicemente trasportato i termini difficili dal libro alla mappa e quindi adesso li dobbiamo studiare e memorizzare. Parentesi, la fotografia mentale delle mappe, cioè il pensiero che si possano memorizzare solo guardandole, non è mai stata dimostrata. Anche nello Scientific American è stato detto che la fotografia mentale non esiste e non è mai esistita né mai stata dimostrata, quindi non sentirti in colpa se non riesci a farla. Le mappe concettuali sono nate negli anni 70 con i lavori di Novak, bellissimi, però in un periodo storico in cui ancora la ricerca sull'apprendimento era molto indietro rispetto adesso, e quindi si credeva che fosse necessario ancora scrivere per sintetizzare, per capire e quindi per memorizzare. Quindi si è passati dalla scrittura dei riassunti, che come sai non è funzionale, alla scrittura delle mappe concettuali con i connettivi logici e poi alla scrittura con disegno delle mappe mentali, in questa sorta di evoluzione che è andata a soddisfare quelle persone che erano insicure e quindi prima facevano i riassunti e sono rimaste insicure perché credevano che mettendo tutto su un foglio, su carta, così non avrebbero perso nulla. Rivediamo il procedimento velocemente: leggo, capisco dal libro, provo a tenere dentro,
Dopo che ho studiato un capitolo, provo a buttare tutto giù su una mappa, se proprio vuoi farle, ma la faccio bene, evito colori, svolazzi, freccette, scrivo solo i termini difficili, quelli importanti da ricordare e lascio che il mio cervello ricomponga le frasi che vorrò dire al professore senza bisogno di scriverle come se facessi un riassunto. Se le fai bene, abbandoni i programmi e comunque le usi per ripassare, ma non per studiare, avrai sicuramente dei benefici in termini di organizzazione del ricordo e di ricordo stesso. E se stai pensando, ma io ho sempre studiato così, oppure io le mappe le ho sempre fatte così, sappi che io apprezzo tantissimo l'impegno che ci hai messo nel fare quelle mappe finora e che sono certo che tu sia in grado di cambiare un po' il tuo modo di studiare. Quindi sperimenta tutto, cambia, sentiti la libertà di fare come ti pare e di adattare il metodo, il tuo metodo, a te stesso, alle tue esigenze. E con tutta questa determinazione non ho dubbi che troverai il modo più adatto a te. Sono certo nella puntata di oggi di averti chiarito un po' le idee su questa storia delle mappe. Se non è così, sono a tua disposizione qui sotto nei commenti. Chiedimi quello che vuoi, ti aiuterò a trovare la tua strada e a scegliere se sono la soluzione giusta per l'esame che stai preparando e come farle al meglio. Iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.